Bene, spettatori, siamo alla fine. Ora devo dirvi cosa penso. Ma prima vorrei farvi tornare all'inizio, quando parlavo di tutti i cliché e gli stereotipi che molto spesso vengono attribuiti all'Italia e al popolo italiano. Alcuni di loro sono veri. È un paese caotico. È disorganizzato. Tutti agitano le braccia quando parlano. È teatrale. La burocrazia è travolgente. Gli italiani sono i primi ad ammetterlo. E questo li infastidisce, ma tutto ciò lo rende un posto molto affascinante da visitare. Rende tutto molto avventuroso. In realtà penso che la vera virtù dell'Italia sia diffusa in lungo e largo in tutto il mondo, perché se pensate a tutte le cose che significano una vita felice, ben vissuta, ben condotta, un bel paesaggio, non lo so, una villa, la riva di un lago, una bottiglia di vino bianco, un pranzo, vestiti, motori, fucili, borsette, auto sportive, elettrodomestici, biciclette in fibra di carbonio, piani di cucina in marmo, insomma tutte queste cose sono più desiderabili quando hanno la parola italiano accanto. E questo è il punto a cui voglio arrivare. Facciamo sempre la paternale a questo paese, gli diamo uno scappellotto in testa per il suo stato confusionale, ma in realtà siamo tutti inginocchiati di fronte all'Italia e agli italiani. In fondo, una piccola parte di ognuno di noi desidera fortemente essere italiano. E io sono pronto. Mi rimane soltanto da dire ciao e arrivederci. E ci vediamo da qualche altra parte. Grazie per essere stati con me.